Buonasera Atletica, questa sera le telecamere con Davide Vigano di Fidel Milano. Sono a Milano al centro sportivo 25 aprile, lì dietro stanno cominciando a costruire l'agognato palazzetto indoor, ma oggi noi siamo qui per vedere l'atletica vera, quella delle gare. Parliamo delle serata speciale dedicata al mezzo fondo e alla marcia, ovvero la Walk and Middle Distance Night, il meeting organizzato da Giorgio Rondelli, Top Training, che appunto questa sera ci regalerà dei grandi momenti di atletica. 25 aprile Milano, una pista nuova, azzurra, sarà messa a dura prova dai tanti atleti che andremo poi a vedere nei loro arrivi, ma soprattutto a sentire impressioni pre e post gara. La stagione inizia praticamente oggi e noi incontriamo i nostri campioni all'inizio di questa annata che porterà tanti dei protagonisti di questa serata, chi ad Amsterdam ai campionati europei e chi i più forti a Rio, alle Olimpiadi. Restate con noi perché atletica non si ferma mai. E allora inizia ancora prima delle gare la Walk and Middle Distance Night Meeting con chi? Con uno degli emblemi del campo 25 aprile, ovvero Alberto Cova, il triplo re degli europei, dei mondiali e delle olimpiadi, che proprio su questa pista, quando però era di un altro colore, ha costruito i suoi successi. Alberto Cova, com'è ritornare a ricalcare questo centro sportivo? Beh, il campo 25 aprile è il tempio della corsa e come in tutte le religioni al tempio ogni tanto bisogna tornare per pregare. E quindi, stasera che cosa preghiamo? No, stasera preghiamo che ci sia qualche mezzofondista che si metta in evidenza e che cominci a far pensare all'atletica italiana anche nel mezzofondo qualcosa di meglio di quello che abbiamo. Adesso, a parte le battute, qui abbiamo costruito tante belle cose, abbiamo visto anche questa pista evolvere. La prima volta che sono venuto era in terra battuta rossa, poi finalmente abbiamo visto il manto gommoso e poi diverse evoluzioni come ultima questa in azzurro, che è un bel colore, promette bene, e quindi speriamo stasera di vedere delle belle gare. Quindi speriamo che questo azzurro porti bene a questa pista che tanto bene ha portato l'atletica italiana. La domanda che sempre le fanno, ma non possiamo non farlo: che cosa manca oggi a quell'atletica italiana che invece 20-30 anni fa raccoglieva così tanti successi, sia successi ma anche come cronometro, perché non è che non arrivano solo più le medaglie, anche i tempi non ci sono più. Non so, se hai un paio d'ore di tempo possiamo mettere giù un tavolino e capire perché. Ci sono diverse situazioni del perché. Una sicuramente è la società che viviamo, che offre sicuramente spunti ai giovani diversi da quelli di 30 anni fa. Sicuramente una federazione che almeno fino a poco tempo fa ha gestito malamente alcune situazioni, alcune crescite in settori fondamentali come quello del mezzofondo, ma anche in altri settori. Secondo me anche una situazione tecnica un po' da rivedere. Non c'è più tra l'altro una mentalità competitiva. Ho visto in tanti anni, soprattutto una decina, almeno 15-10 anni fa, che tutto bisogna appiattire su situazioni che sicuramente non portano a nulla. Una delle grandi forze, dei grandi punti di forza degli anni 80 e dei nostri risultati è stata la grande competizione che c'era tra di noi. Cioè andavamo forti tutti, non solo per ognuno le qualità personali, ma anche perché ognuno di noi voleva dimostrare all'altro che era più forte dell'altro. E questo secondo me è una delle cose fondamentali. Se invece appiattiamo che tutti siamo bravi, tutti ci alleniamo insieme e tutti viviamo in simpatia e amicizia, non si va da nessuna parte. Nel contesto poi di una situazione molto difficile, che è quella degli africani, che loro hanno non solo grande forza ed energia e talento, ma sono anche in tanti e in tanti corrono forte. Però io non sono tanto convinto che loro siano i più forti, dobbiamo essere capaci noi di trovare dei talenti e gestirli nel modo migliore e far capire a questi ragazzi che hanno anche comunque una grande opportunità e a prescindere dal risultato finale comunque sempre una bella storia, una bella esperienza da vivere che lascia comunque il segno positivo nella vita di ognuno. E queste erano le parole di Alberto Cova, fatene tesoro perché da qui
riparte la stagione 2016, vogliamo vedere tanti nuovi campioni crescere. Stasera iniziamo dal 25 aprile. Buona serata. Buona serata a tutti e buona atletica. Torna a trovarci come sempre da vincitrice Eleonora Giorgi, prima sul traguardo qui al 25 aprile Walk and Middle Distance Night, 20:31, il tempo è ancora ufficioso, ma è un tempo che ci dice che cosa, Eleonora? Sicuramente è un bel tempo, perché comunque scendere sotto i 21 minuti per una donna è un tempo interessante. Poi questa mattina ho svolto insieme a Matteo Giupponi una seduta di allenamento di 20 km. Sì, l'abbiamo visto postato su Facebook, eravamo pronti a vedere la tua reazione proprio stasera. No, quindi oggi è stato nel complesso un bel allenamento con gara. Oh, si avvicina a Roma, c'è anche il raduno a Monza in questi giorni che proseguirà fino a settimana prossima e poi arriva il weekend romano. Con che ambizioni ci arrivi? Sicuramente arrivo molto ambiziosa, poi giocando in casa ci sarà sicuramente una spinta in più da parte del pubblico, verranno tanti amici, i miei genitori e sono pronta a dare il massimo, come al solito. Come al solito, lei è freschissima, noi un po' meno perché abbiamo dovuto rincorrerla, fate voi in che condizioni è Eleonora Giorgi, grazie Eleonora, buon lavoro. Venite a Roma? Venite a Roma? Qualcuno arriverà. Ah, va bene, ciao, un bacio. È finita prima ovviamente di Eleonora Giorgi la gara maschile, ma di fatica ne ha fatta tanta Matteo Giupponi, 19:18, il tempo ufficioso appunto dopo la bella sgambata di 20 km di questa mattina, ora un bel 5.000 tirato, quindi stiamo bene. Sì, questo qua era diciamo più un test sul 5.000, visto che comunque sto preparando la 50 km. Questo era un test di potenza. Quindi di chilometri ne hai da fare, 20 stamattina, 5 adesso e poi si va a Roma. Sì, a Roma dove punterò a qualificarmi per Rio sulla 50 km e speriamo bene. La forma, voto da 1 a 10, come stai? Questa me la riservo per me, vedrete l'8. Questa ce la riserviamo, ma noi diamo grande fiducia al marciatore più alto del panorama italiano e internazionale. Bocca al lupo e buon lavoro in previsione di Roma. Grazie, un saluto a tutti. Walk and Middle Distance Night non poteva che avere anche l'ospite straniero e ce l'abbiamo nella gara di marcia femminile con Regan Lamble che viene addirittura, where do you come from? Australia. Australia, è qui dall'Australia, dalla terra dei canguri, the land of kangaroos, just for here in Italy, and adesso mi viene da parlare in inglese, prima in italiano, ok, Regan è qui in Italia, si sta preparando per la Coppa del Mondo di Roma e si suddivide tra Milano e Varese. Regan, what about this race tonight? It was good. So I'm currently in Milan for the weekend just to do some training with Eleonora Giorgi and do this race. Molto bene questa sera, qui a Milano per allenarsi con Eleonora Giorgi questa settimana. I did a personal best, so 21:18, 21:18. Questo 21:18, molto contenta. What are your expectations for the race in Rome? Hopefully, I would like to do a 20 km PB, so my current personal best is 1:30, so I'd like to go under 1:30. Allora a Roma il suo obiettivo è quello di scendere sotto l'1:30 perché quello è il suo personale e quindi da Roma partirà la sua conquista per Roma. So we are going to see you again in Rio. Hopefully, yes. I haven't been selected for the Australian team yet, but hopefully after World Cup. Sì, molto probabilmente dopo la Coppa del Mondo sarà ufficializzata la sua partecipazione alle Olimpiadi. So, good luck for the race in Rome, but especially for Rio. Grazie. E siamo ancora qui al 25 aprile, venerdì 22 aprile, con una che non manca mai all'appuntamento qui a Milano, Rossella Giordano. Ciao Rossella, continui a marciare. Sì, continuo, infatti sentivo che era la sesta... Ma non è che ti vogliamo cacciare, ci stupiamo e siamo felici. Che era la sesta edizione, io l'ho fatte tutte, come tante altre gare. Infatti stavo dicendo alle ragazzine che oggi hanno gareggiato con me, quest'anno è il 31esimo anno che io marcio, quindi davvero tanti, cioè purtroppo gli anni passano, quindi i risultati per forza di cose scendono di livello, però la passione, la voglia di gareggiare c'è sempre. Perché non riesci a staccarti? No, perché comunque l'ambiente mi piace. Poi da un paio d'anni il mio gruppo sportivo ha aperto la sezione giovanile, cioè l'atletica per i bambini, quindi questa possibilità di allenare. E quindi una settimana al mese vado a Roma ad allenare i bambini, insegnare a marciare, quindi per me questo è bellissimo. Quindi un'autentica professionista della marcia ormai da tempo immemorabile.
dacci così, un flash, il tuo ricordo più orgoglioso della tua lunghissima carriera di marcia. Beh, sicuramente le Olimpiadi, le prime che ho fatto nel 96 con un quinto posto, sia per il risultato che per l'emozione che ho provato. E ai tuoi ragazzini che cosa insegni? Qual è la prima regola, la prima cosa che vuoi fare imparare? Ma sicuramente la tecnica, perché è la cosa più importante, e poi la passione, che si appassionino e che facciano sempre lo sport con piacere, non per forza. La passione si può insegnare o ce l'hai e basta? Secondo me la devi un pochino avere, sicuramente il gruppo e le persone che è intorno ti aiutano ad aumentarla, però devi averla di tuo. E Rossella Giordano ce ne ha tantissima, teniamocela stretta, grazie Rossella. Grazie a voi. E andiamo a prenderla subito dopo la gara, Valentina Trapletti, ben contenta di aver segnato il suo personale, anche se di pochi secondi, ma è un segno importante sulla sua via verso Roma. Sì, sono contenta, ho fatto 22.00, avevo 0.4, sono contenta, un buon test comunque. Abbiamo fatto un bel allenamento stamattina perché siamo in raduno con la nazionale a Monza e adesso abbiamo fatto questo test, sta procedendo tutto abbastanza bene. Quindi il più classico dei bigiornalieri per i marciatori, mattina e pomeriggio una bella tirata. Sì, ci piace, il doppio ci piace. Allora abbiamo detto, ovviamente la testa e le gambe sono a Roma, a Roma che cosa chiedi? Di dare il massimo, assolutamente dare il massimo, migliorarmi tanto, voglio cercare di fare quello che penso di poter fare, insomma, vorrei dimostrare un po'. Ormai ci siamo perché a Ponte Brady per 5 secondi non è arrivato il personale, ma a Roma chiaramente, lo dico io per scaravanzia, si punta ad andare sotto l'1.30, staremo a vedere. Magari, ci metterei subito la firma, sì. Allora in bocca al lupo, grazie Valentina e buon lavoro. Crepi il lupo, grazie a voi, ciao, ciao ciao. Sul traguardo è stato secondo questa sera al campo 25 aprile, Leonardo Dei Tos si prepara così alla Coppa del Mondo di Roma. Sì, oggi un buon allenamento, diciamo 19-22, stamattina una ventina di chilometri, l'appuntamento importante come hai detto tu è la Coppa del Mondo a Roma. Coppa del Mondo di Roma dove credo che l'obiettivo minimo sia quello di fare il personale. Certamente, lì è importante la posizione ma anche molto il tempo, insomma c'è in ballo qualcosa di importante. Qualcosa di molto importante, si intende la Coppa del Mondo, ma un pensierino al di là dell'oceano lo stiamo facendo o è ancora presto? Lo si fa sempre, diciamo, però ci sono le possibilità, ovviamente la fortuna è che dipende soltanto da me. Quindi ci diamo dentro e speriamo di raggiungere il risultato, insomma. E allora noi di Atletica che portiamo sempre bene, facciamo il nostro personalissimo in bocca al lupo a Leonardo Dei Tos per la Coppa del Mondo di marcia a Roma. Grazie, buona serata. La gara di marcia è appena finita, qui al 25 aprile, chiaramente non poteva mancare Pietro Pastorini a vedere il suo mondo. Ovviamente sì, sono molto contento, ho visto ragazzi preparati per la Coppa del Mondo, mi riferisco a Giupponi, Giorgi, Trapletti, questi ragazzi che faranno la Coppa del Mondo e evidentemente hanno lavorato per bene, anche se il progetto finale poi rimane Rio de Janeiro. Chiaramente rimane Rio. Allora noi sappiamo che vedremo Pietro Pastorini, anche lui a Roma, e le vesti del galletto svizzero. Come stanno le marciatrici d'Oltralpe? Una in particolare molto bene, Laura. Laura Polli, la Marie Polli invece sta uscendo adesso da un problema alla schiena, però si è ripresa abbastanza bene e vedremo in Coppa del Mondo se sarà in grado di fare il minimo. Attenzione, loro due sorelle Polli hanno tutte e due il minimo, soltanto che la federazione svizzera, avendo tantissimi atleti, ha voluto non accontentarsi dell'ora 36 che richiede il CIO, ma pretendono 1.33.30. Hanno imparato da noi italiani? Ma non lo so da che hanno imparato, sta di fatto che mi sembra assurdo, perché se il minimo è 36, voler quasi torturare delle ragazze chiedendogli l'impossibile, perché poi nel contesto generale
fai 1.36, fai 1.33, non è che con 1.33 si vince, eh? Per vincere bisogna scendere sotto 1.30. Quindi saremo a Roma a cercare di questo benedetto minimo. Quindi agguerrito anche Pietro Pastorini a Roma con la Svizzera. Va bene, noi aspettiamo sempre di rivederlo con la tuta dell'Italia. Grazie mille, in bocca al lupo a tutti, grazie. 25 aprile, questa è la casa sua, il protagonista in diretto della serata della gara di marcia, Gianni Pericelli, che è l'allenatore di Eleonora Giorgi, di Matteo Giupponi. Come stanno i nostri due bei ragazzoni? Ma questo percorso di avvicinamento alla Coppa del Mondo sta riuscendo bene, abbiamo bruciato tutte le tappe inizialmente, adesso stiamo rispettando il copione alla grande. Oggi hanno fatto una grandissima prova di efficienza in una settimana di carico, stamattina hanno lavorato ancora, hanno fatto entrambi 20 km a un ritmo, diciamo, un'intensità considerevole, stasera è stato un ulteriore, ripeto, test di efficienza, e questo ci fa ben sperare per queste due settimane che ci mancano per affrontare questa Coppa del Mondo, anzi questo campionato del mondo a squadre. Quindi noi da tifosi stiamo tranquilli e ci avviciniamo con noi con relax alla Coppa del Mondo di Roma. Sì, ci avviciniamo, diciamo, con la coscienza a posto, la coscienza di chi ha lavorato, di chi sa di dover affrontare una prova comunque difficile per la nostra specialità come la Coppa del Mondo, ma ripeto, la coscienza a posto, abbiamo lavorato bene, stasera è stata una dimostrazione di grande efficienza, di grande condizione. E allora complimenti anche a Gianni Pericelli, che allena Eleonora Giorgi e Matteo Giupponi, anche lui indirettamente, sarà sulle strade di Roma il 7 e l'8 maggio. Meeting a campo 25 aprile, non possiamo non parlare con Alessandro Castelli, che è il presidente del CUS Milano, una delle società, la società guida che da quest'anno, da settembre, ha preso in gestione appunto il campo 25 aprile. Come sta andando la nuova vita della pista di Via Cimabue? Beh, dovremmo chiederlo agli utenti, però le nostre impressioni sono positive. L'impianto, come tu dicevi, l'abbiamo in gestione su mandato della FIDA dal primo di settembre, le utenze stanno aumentando, adesso c'è questo problema, in realtà è un'opportunità del cantiere e speriamo che la sua durata non sia infinita, per avere anche la parte indoor, che sarebbe indubbiamente un completamento molto importante dal punto di vista degli allenamenti per questo campo e per tutta la città. E questa sera un bel meeting di atletica con tanti campioni, li stiamo aspettando, un po' li abbiamo già visti nella marcia, quindi il 25 aprile si ripropone come campo guida, campo leader dell'atletica milanese. Beh, questo poi è una invenzione di Giorgio Rondelli, e quindi qua è una serata dedicata al mezzofondo che ormai mi sembra che di anno in anno sta crescendo. Quest'anno avevamo qualche preoccupazione per via della concomitanza del cantiere, devo dire che con la collaborazione di tutti abbiamo questo prato interno pieno di gente, ma soprattutto in pista ci aspettiamo risultati nella serata molto molto importanti e molto interessanti. Quindi un po' diverso, la gente non è in tribuna ma è sul prato, va bene, l'atletica a Milano è anche questo. Grazie Presidente Castelli. Grazie a voi. E nella pista, che è la patria quantomeno milanese del fondo e del mezzofondo, non poteva mancare uno che per tanti anni è stato il faro, la guida del fondo e della maratona, Stefano Baldini. Ciao, buonasera. Ben arrivato Stefano a Milano. Prima curiosità, come mai di passaggio qui? Mi piacciono le gare di mezzofondo, ci sono molti ragazzi under 20 e non che questa sera fanno un po' l'esordio stagionale all'aperto, e quindi sono venuto a vedere un po' di gare nella speranza di vedere delle buone cose. C'è il clima giusto, la temperatura da grande meeting, io ne ho fatto qualcuno anche quella che si chiamava Golden League, che oggi è Diamond League, e queste sono le condizioni da grande 5.000 o 10.000. E anche qua ci sarà un 5.000, tu comunque chiaramente nel tuo ruolo di selezionatore delle squadre giovanili avrai l'occhio principalmente accentrato sui giovani. Da chi ti aspetti le cose più interessanti questa sera? Beh, sicuramente Verderio, Romani ci faranno vedere qualche cosina di buono. Ma in generale mi aspetto anche la crescita di alcuni ragazzi che, sai, a quell'età, nel giro di pochi mesi, cambiano completamente dimensione, e quindi mi aspetto che da qui all'estate tanti che magari devono ancora sbocciare possano diventare, insomma, degli atleti di un livello diverso. E nell'attesa che partano le gare noi ci dilettiamo a incontrare i grandissimi personaggi dell'atletica italiana. Dopo il figlio Stefano Baldini incontriamo il padre Lucio Gigliotti, professor Fatica. Sì, direi che
Stefano ormai è diventato la mia badante e oggi mi ha telefonato, mi ha detto ti vengo a prendere alle 4:30, andiamo a Milano. Io non vedevo l'ora e siamo qui, fra l'altro un revival bellissimo perché vedo un sacco di amici, i soliti visi noti, quelli che come me hanno messo insieme più di 60 anni di atletica e siamo sempre qui nel cuore di Milano. A Milano sempre meno atletica però. Ma il problema dell'atletica non è un problema di Milano, anzi devo dire che la regione Lombardia è una regione che sta andando veramente molto forte ed è la regione trainante un pochettino il movimento. È il movimento in generale che è diventato asfittico e ne parlavamo prima appunto con Walter Brambilla, con Daniele Perboni. Insomma è una situazione difficile oggi da affrontare, perché non faccio delle colpe particolari a nessuno, soprattutto non alla federazione, perché non penso si possano fare colpe alla federazione. È una società che è cambiata, l'atletica non tira più, dobbiamo pensare a che cosa eventualmente escogitare. Giochi della gioventù non esistono più, i campionati studenteschi sono non funzionano, nella scuola l'atletica non c'è quasi più e di conseguenza qualcosa bisognerà fare, però cambiare la società. Oggi i nostri ragazzi, se tu vai a vedere nelle statistiche, fanno 30 minuti di attività motorie al giorno, quando una volta si correva, c'era un'attività spontanea, non organizzata, si stava fuori 3, 4, 5 ore al giorno a correre, saltare, a farne di tutti i colori. Adesso si gioca col computer, le PlayStation, i videogame. E da una vita sedentaria non escono atleti. E dalla sedentarietà si arriva soltanto al diabete di tipo 2, comunque all'obesità, al sovrappeso. E questa è una situazione molto difficile. Io credo che chi di dovere dovrebbe veramente incominciare a preoccuparsi, perché la salute del cittadino e la salute anche del settore sanitario. Creiamo più salute per costruire meno ospedali. Ci proviamo, proviamo ancora anche un po' a sognare. Bordin, Baldini, il terzo ce lo dobbiamo aspettare con la B, o possiamo già intravedere qualche altra? Brambilla, Walter Brambilla dietro la telecamera fa segno lui, ma non penso che possa essere lui. No, Walter senz'altro no, però no, adesso al momento non vedo un altro Baldini, un altro Bordin. Meucci ha vinto un campionato europeo abbastanza abbordabile, non vedo un progresso tale da poter sognare, da poter pensare. Il movimento è anche lì, è in crisi da matti, come è in crisi tutto il mezzofondo prolungato, perciò si dava la colpa alle corse su strada, non esistono più neanche le corse su strada, o almeno non esistono gli atleti italiani nelle corse su strada. Esistono solo maratoneti da 3:30. Corse campestri, maratoneti con 2 ore e 15 oggi sono dei fenomeni, e in quegli anni lì con 2 ore e 11 non andavi in nazionale, è tutto cambiato. Questi sono i numeri, questa è la disamina, attenta, un po' triste per noi, ma vogliamo continuare a sognare grazie al tanto lavoro fatto anche dal professor Fatica, chissà che non resti in eredità qualcosa in quelli che la seguiranno. Speriamo, auguriamocelo. Se vi ricordate, Nicole Reina, quando venne a farsi intervistare ad Atletica, la nostra trasmissione, nel suo programma gare del 2016 c'era come debutto i 5.000 questa sera il 25 aprile, ma purtroppo ho avuto un problema fisico e quindi questa sera non posso gareggiare. Rincuoraci, come stai? Allora, innanzitutto da gennaio ho cominciato a far fatica a far certi tempi, ad allenarmi, nonostante che facessi anche degli allenamenti, dico anche leggeri, e facevo proprio fatica a recuperare magari certi allenamenti che non erano assolutamente pesanti. In più ho fatto anche dei campionati italiani su cross a Gubbio e ho fatto la staffetta lì. Sembrerebbe essere andata bene, ma il giorno dopo non avevo proprio energie. E la Fantinelle ti ha salutato. Come hai digerito questa sconfitta? Posso dire che non ero molto contenta, certo, ovvio, però pian piano
mi sono ripresa, dai. Ok, oggi è venerdì 22 aprile, quando possiamo rivederti in pista? Quando ci segniamo in calendario il rientro di Nicole Reina? Beh, adesso come adesso non si sa ancora, perché devo ancora un po' ritornare in forma e più avanti si vedrà. Vabbè, e allora ci lasciamo con questo punto di domande, chiaramente più grande in bocca al lupo a Nicole per il suo rientro, lo aspettiamo tanto. Grazie, ciao. Ciao Nicole. E siamo qui finalmente con la protagonista dei 600 metri di questa sera, ma soprattutto protagonista della giornata di festa, perché oggi Ilaria Verderio diventa maggiorenne. Indipendenza sociale. Tanti auguri. Allora, sei un po' sfiatata, il dolce non potevamo portarlo, però la candelina la spegniamo lo stesso, sei ancora fiato. L'abbiamo fatto, cantiamo tanti auguri a te Ilaria. Ok, veniamo alla gara, 1:30:64 il tempo ufficioso, ti soddisfa questo 600 metri? Direi molto, sono partita carica, diciamo, mi sentivo bene. L'obiettivo era quello di stare dietro la lepre e riuscire a finire forte. È la lepre che è partita molto forte. Beatrice Mazza, una che di 400 li sa fare, quindi. Esatto, infatti mi sono accorta subito i primi due che era un po' tirato come ritmo. E niente, ho cercato di tenere. Quando la lepre si è staccata, ancora gli ultimi 200, ho detto qua bisogna tenere duro. Poi mi hanno superato a fine della curva. Ho dovuto fare una mezza gincana per uscire. Battaglia con Joyce Mattagliano. Battaglia, alla fine è andata. Anche lei ha ammesso di aver sbagliato a sorpassarti in curva, quindi vi siete divertite? Sì, molto, molto. Allora ci si può divertire anche facendo fatica. Ilaria Verderi oggi ha voluto festeggiare il suo diciottesimo, il primo giorno da diciottesimo compleanno. Qui, con tutti voi. Con tutti noi, la ringraziamo. Grazie a voi, un bacio. Tanti auguri a te. E si è appena conclusa la gara dei 600 metri femminili, una delle gare top più attese questa serata qui al 25 aprile. Siamo con la seconda protagonista della gara, Joyce Mattagliano, la vittoria di Ilaria Verderio. Pronta? La vediamo bella fresca. Allora, com'è stato questo 600? Beh, era il mio primo 600 da quando ero cadetta, quindi sono contenta di come è andato. Un po' forse il rammarico, ho fatto qualche errore come provare a superare in curva, però del resto sono abbastanza contenta, speravo di poter scendere sotto l'1:30, ma questa volta è andata così, magari il prossimo 600 andrà meglio sicuramente. Evidentemente hai pagato un po' di inesperienza in questa distanza spuria. Sì, sì, questo sicuro, poi adesso sono abbastanza anche sotto carico, quindi non sono ancora in completa forma, quindi sono abbastanza contenta. E invece a proposito di esperienza, parliamo una battuta sulla tua esperienza americana, com'è stata l'anno scorso negli USA? Sì, l'anno scorso sono passato un anno in America, ad Atlanta, in Georgia. È stata un'esperienza molto importante e utile, perché mi ha fatto crescere come atleta, ho visto un po' come si allenano dall'altra parte del mondo, e questo è molto importante anche per poter prendere spunto da altri modi diversi di allenare per poter crescere. Primo obiettivo della stagione 2016 qual è? Allora, tanto fare un buon tempo sugli 8, poi avremo i giochi del Mediterraneo a inizio giugno e se va tutto bene proverei anche a fare il minimo per gli europei assoluti. E allora in bocca al lupo a Joyce Mattagliano per il suo viaggio verso Amsterdam, speriamo che parta da qui, da Milano, il treno diretto per i campionati europei. Crepi il lupo. L'aereo, non il treno. E allora lo prendiamo subito dopo l'arrivo, un arrivo pazzesco. Severi si è impiantato all'ultimo metro, Mashmas sembrava averla spuntata, ma si è buttato Vladimir Aceti, tempo ufficiale 1:17:97, ha detto ora ufficializzato. Vladimir. Sono felicissimo, personale di 3 secondi, non si può avere di più, una gara forte così va benissimo. Questa è la gara ideale, con Juarez a tirarvi davvero professionista e poi voi dietro davvero a darvi una grande battaglia. Ti sei divertito anche? Sì, era tosta, siamo partiti un obiettivo, cercare a meno di fare, andare sotto l'1:20 di sicuro, poi quello che veniva veniva. È venuto anche troppo allora. È troppo felice, una cosa che non mi aspettavo di vincere. E Vladimir non ci si aspetta mai da lui queste grandi cose, però ormai ci stiamo abituando. Sì, dai. Bene, allora bocca al lupo per il proseguo delle prossime gare, 4:08:100 vedremo. 400 a Modena lunedì. Bene, allora lo aspettiamo sui 400. Vladimir Aceti. Grazie, ciao a tutti.
E per la gara dei 600 maschili un altro grandissimo protagonista di questa bella gara vinta da Vladimir Aceti, Roberto Severi, che era davanti a tutti fino a 5 metri? Fino a troppo poco dall'arrivo, sì. Però vabbè, complimentissimi a Vladi, a tutti i ragazzi che mi hanno superato, che erano troppi, io non ho capito più nulla. Beh, comunque non è stata una brutta gara. Diciamo fino a 590 una gara più che positiva. Ma è tutta positiva, ho forzato un po' i passaggi perché non vedevo nessuno, essendo in sesta corsia. Sono provato ad attaccare la lepre, che comunque ha pedalato. La signora lepre! Ha pedalato e non posso essere non soddisfatto, come non posso essere non stanco. Si è rasa una detonata clamorosa. Allora, come va la cura torinese? Molto molto bene, il gruppo di allenamento è buono, valido. Qui con me, qui di fianco, ci sono Davide e l'allenatore Enrico. E ci aiutiamo tanto. Siamo io, Davide, Enrico Parigi, con l'ottocentista che sta con noi, e Francesco Cappellin. Che l'anno scorso vinse i 600 qua. Eh sì, ce l'ho ancora qua, adesso vedere il tempo, perché voglio dire, io non c'ero l'anno scorso. Stasera lo chiamo, lui è infortunato, poverino. Lo prendo un po' in giro. Eh beh, anche questo si fa tra una gara e l'altra. Allora, grazie Roberto Severi, complimenti per la gara. Chiaramente ti aspettiamo sui tuoi 400. Non vedo l'ora, non vedo davvero l'ora. Primo maggio, meeting di Pavia. Sarà l'esordio. Non ho fatto le indoor, c'ho una fame incredibile. Infatti penso che si sia visto, perché non ho avuto paura a tirare, a dare tutto, a dare proprio di cuore. Voglio fare uguale tra due settimane sul 4. Quella è casa mia. Primo maggio a Pavia, Roberto Severi. Grazie. Grazie, davvero. Ancora gara dei 600 maschili, andiamo da uno dei protagonisti assoluti del giro di pista 400 metri, Davide Re. Com'è stata questa tua esperienza sul giro e mezzo a inizio stagione? Ma direi assolutamente positiva, anche perché io non ho mai corso nella categoria assoluta. Ma sempre neanche... 300? Sì, sì, io dai cadetti in poi ho sempre fatto 300, 300, poi 400. Prima gara sopra i 400 metri, devo dire che prima della partenza ero spaventatissimo, perché avevo paura di prendere una mina colossale. Invece... Traduciamo mina per i non esperti. Ah, sì. Avevo paura di andare in acido lattico un po' troppo presto rispetto a dove era il traguardo. E invece... No, invece devo dire che è stata una bella gara, ho avuto delle ottime sensazioni. Mi dispiace solo che i 120, quando volevo provare a fare il cambio, davanti a me c'era... Forse Mattia, non so chi, comunque davanti a me c'era qualcuno che la mina l'ha presa lui. E quindi allora forse era Moretti che non ha finito. Allora forse sì, e quindi ho dovuto frenare, spostarmi sulla destra e ripartire. Però ho comunque ottime sensazioni e sono contento di questo. Una specie di indoor fuori tempo massimo come gestione. Sì, esatto, più o meno. Però era la mia prima gara così lunga, su una distanza così lunga, e direi che il test è andato molto bene. Chiaramente sui 400 immagino che tu sia lì ad aspettare di abbattere quel muro dei 46 secondi. Beh, certo, non voglio nascondere che l'obiettivo è quello, perché uno si allena per crescere sempre e per fare il personale, non si allena certo per rimanere sempre lì, quindi l'obiettivo ovviamente è quello. Però in realtà cerchiamo più che altro di pensare a lavorare bene, lavorare al meglio e concentrarci ogni giorno su ogni allenamento al meglio. E poi il risultato prima o poi uscirà. E questo è il pensiero di un re del giro di pista, Davide Re. Ciao a tutti. Ciao, grazie. E andiamo a chiudere il lotto dei protagonisti della gara dei 600 metri assoluti vinti da Vladimir Aceti con colui che all'inizio è sembrato essere il vincitore, Abdel Bashmash. Infatti, cosa ho sentito prima e dopo mi ha superato all'ultimo. Vabbè, la gara è così, comunque va benissimo. Com'è stata la tua gara? La gara è stata bene, anche se abbiamo fatto un lavoro l'altro ieri, va benissimo lo stesso. I programmi per la stagione, che obiettivo hai per i tuoi 800? Vediamo, uno 46 e vediamo, stiamo puntando su quello e speriamo di arrivare a quello che dobbiamo arrivare. Ti sei divertito in un arrivo così in volato o preferisci arrivare regale da solo e goderti il traguardo? No, è stata una bella gara e speriamo che in Italia fanno tutte queste gare così. E speriamo che possano esserci ancora tanti altri meeting di questo genere, e magari in cui qualcuno vince anche il nostro. Abdel Mashmash, grazie. Ok, grazie mille a tutti, grazie. E siamo con un'altra protagonista mancata della serata qui al campo 25 aprile, Walk and Middle Distance Night Meeting. Tutte M, Marta Zenoni. Ciao Marta, come stai? Ciao a tutti, bene, grazie.
Bene, grazie. Avrebbe voluto dire che avresti corso, invece? Allora, non ho corso oggi per una serie di motivi. Allora, ho avuto dei problemi a un piede, dalle indoor, ma nulla di grave. E poi comunque con Saro abbiamo deciso di arrivare in forma più tardi questa stagione, e quindi per ora non mi sto ancora allenando, comincerò settimana prossima. E quindi per oggi sono qua da spettatrice. Quindi sei qua tranquilla, la tua stagione procede lentamente perché gli obiettivi sono lontani, come ci dicevi. Gli obiettivi dicono Tbilisi o Amsterdam? No, Tbilisi, agli europei di categoria. Cominciamo da lì, poi vedremo. Cominciamo da lì, questo è un po' sibilino, però per chi vuol intendere, a buon intenditore, come si dice, poche zenoni. Oggi però sei qua a vedere il fratellino, com'è andato? Mio fratello è stato bravo. Ha corso bene, è arrivato secondo, ha fatto un 1:28 penso. Meglio di te? Insomma sì, però non conta, non fa niente. Non conta, non fa niente. Perché tu sei quella in mezzo, perché la sorella più grande fa le siepi e tu lì non ci vai. Però il fratellino, come facciamo a superarlo? Ho già programmato un 1000 in allenamento. Uno scontro diretto, vedremo. Allora facci sapere per te quando ci sarà lo scontro in famiglia Zenoni, femminuccia contro maschietto. Vediamo chi la spunta. Sì, vediamo. Era il saluto finale. Marta vi saluta. Ciao a tutti. E per gli incontri fuori pista di chi anche stasera non gareggia, dopo Marta Zenoni, abbiamo Morsec. Ciao Mor, come stai? A questo punto la domanda è d'obbligo. Sì, ciao, saluto tutti, il pubblico e anche chi ci guarda. Come stai? Come mai questa sera non ci delizi con le tue falcate? Tu che qui già hai vinto. Sì, mi dispiace tanto quest'anno di non poter partecipare, perché questo meeting è uno dei meeting che per 3-4 anni ho sempre esordito con questo. Quest'anno invece niente, perché sono fermo per un problema al plantare. La fascite, e quindi niente, quest'anno niente, però sicuramente ci sarà modo di rivederti ancora in pista. Tra quanto prevedi di ricominciare a fare gare? Beh, speriamo più presto possibile, cioè penso tra una settimana, cinque giorni, speriamo. Tu stai continuando ad allenarti? Sì, mi sto mantenendo in forma, pedalando sempre mattina e sera come i criceti, quindi non sto fermo, tra nuoto, bicicletta e tutto, cerco di mantenermi in forma. Bene, quindi siamo ben felici che sia solo passeggero. Un po' ci spiace non vederti di nuovo qui con la tua bella maglia bianca della Dedica Monza che svetta davanti al traguardo, però sicuramente con questa variante chissà che la stagione comunque non possa essere, o magari anche migliore delle altre. Beh, speriamo, perché comunque la stagione deve ancora iniziare, abbiamo tutto il tempo per prepararci, anche perché non è che sono stato fermo io per tanto, Sono stato fermo e allenato, cioè ci sono stati dei alti e bassi, però mi sono sempre allenato. Però come ho detto, adesso la stagione, cioè, dovrei, penso di cominciare tra un mesetto, quindi abbiamo tutto il tempo per farvi vedere le mie falcate, diciamo. E non vediamo l'ora di rivedere volare il nostro aerone del Senegal, targato Atletica Monza. Ciao Mor, grazie. Ciao, grazie mille anche a voi. Ciao. E si è appena conclusa la gara dei 2000 siepi, distanza spuria questa, ma distanza tutta da scoprire per Sufiane El Kabouri, che oggi con la maglia nuova da quest'anno della Riccardi ha esordito nei 2000 siepi, lui che viene da una finale europea dei 1500 metri. Com'è stata l'esperienza? No, è stata una bella esperienza, è divertente. Il tempo 5:47:39 ufficioso, lo diamo così lo commentiamo insieme. Sì. Ma non penso tanto al tempo, perché siccome è stata la prima gara non penso che ho dei metri di valutazione, però... Le sensazioni? Soddisfazioni? No, vabbè, non è stato male. Mi dispiace per il penultimo giro che ho preso una botta al ginocchio. Queste sono le siepi. No, sì, di solito sono abituato a prendere chiodate, però... no, bene, speravamo qualcosina di meglio, però sai, no, la prima gara, debutto. Quindi che facciamo? Diciamo che da qui parte la carriera da siepista? Ma adesso è un po' affrettato per non posso dirlo adesso, valutiamo, vediamo come vanno gli allenamenti, anche perché sono appena sceso dall'altura, sono ancora un po'...
bloccato, devo sbloccarmi un attimino, vediamo le prossime gare come vanno, poi decidiamo, perché no, non sarebbe una brutta idea. Perché no, noi continueremo a seguire il nostro Sufyan El Kabouri con tanto interesse e grazie oggi per averci regalato il tuo primo 2000 siepi. Grazie mille, grazie a voi e grazie al pubblico. Ancora gara dei 2000 siepi maschili, ritroviamo il nostro amico Giuseppe Gerrattana che abbiamo piacevolmente intervistato in occasione del campaccio in quel di San Giorgio Sulegnano il 5 gennaio, oggi siamo invece qui a Milano, un 2000 siepi un po' interlocutorio diciamo, forse non è andato come ti aspettavi. No, abbiamo lavorato bene, sappiamo di star bene, solo che la prima gara noi la facciamo sempre un po' a singhiozzi. Oggi ho avuto un crollo di cosce, ma c'è ancora un altro mese da lavorare. Oggi siamo venuti qua dalla Sicilia, sapendo che non c'era né l'Ebro e nessuno, per fare un buon test. E fino al 1000 c'ero, poi dopo ho avuto un crollo di gambe, quindi sappiamo che un mesetto dove dobbiamo andare a lavorare. Quindi speriamo che andrà bene fino a stagione. Quindi un test importante per la messa a punto del motore per le prossime settimane. Sì, sì, abbiamo fatto un bel periodo di carico, quindi sicuramente non scaricavamo per questa gara. Abbiamo fatto qualche giorni tranquilli per arrivare qui un pochettino più freschi, però abbiamo visto che non è andata, quindi comunque c'è da mettere un po' la messa a punto, sì. E allora lasciamo che i meccanici facciano il loro dovere e Giuseppe Gerrattana possa concederci e concedersi le soddisfazioni che merita. Grazie Giuseppe. Grazie a voi. Buon ritorno a casa. Grazie. Gara 2000 siepi femminili appena conclusa e siamo qui con la vincitrice Francesca Bertoni da Modena. Milano continua a portarti bene dopo la buona preparazione a Monza per i mondiali universitari, ora un bel debutto sui 2000 siepi, 6:32:26 tempo ufficioso, com'è andata? È andata molto bene, sono molto soddisfatta della gara, il mio obiettivo era avvicinare i 6:40, anche perché l'avevo preso come test. Quindi alla grande. Esatto, quando abbassi di quasi 10 secondi l'obiettivo può essere solo che contenta e Milano continua a portarmi molto bene. E sei freschissima perché ho più fiatone io che ti ho rincorso per intervistarti di te che hai fatto 2000 siepi. Sono allenato. E per fortuna. Allora cosa ci dice questo 2000 siepi in prospettiva 3000? In prospettiva 3000 dice che si può fare bene, si deve migliorare e quello è l'obiettivo principale, quindi vediamo come sarà il debutto sul 3000 siepi nel 2016. Ti tieni un po', non ti sbilanci. Non mi sbilancio. Va bene, grazie mille Francesca, buon ritorno a casa. Ciao. 2000 siepi femminili, siamo con la seconda classificata, Giulia Martinelli. Bello rivederti a Milano perché vuol dire che stiamo ritrovando Giulia Martinelli. Sì, sono contenta di esserci qui, mi aspettavo un po' la gara che andasse meglio. Anche perché Francesca è andata fortissimo la Bertoni. Sì, mi aspettavo comunque anche di andare un po' meglio, però ci può stare, dai. Come sta andando il recupero, il rientro? Il recupero va tutto bene, però sono un po' delusa dalla gara, diciamo. Per la prossima. Chiaramente tu hai accumulato un po' di delusioni a partire da Londra mancata 4 anni fa e ora arriva Rio, però per te è decisamente un po' troppo lontano forse ancora. No, adesso punto più a rientrare con la sicurezza che avevo un po' di tempo fa, piano piano gli italiani e poi vediamo, ancora presto, la stagione è lunga. Si riparte dal piccolo? Sì, piano. Anche chi è stato in grande riparte dal piccolo, questo è il grande insegnamento che ci dà Giulia Martinelli, oggi seconda qui al campo 25 aprile. Bentornate, grazie di essere stata con noi. Grazie. Si è appena conclusa la gara dei 1500 maschili e lo vedete dal fiatone di Fabian Carrozza che ha vinto, davvero questione di pochi secondi fa, tempo ufficioso di 3:46:08. Come lo commentiamo? Sinceramente non pensavo di correre, volevo correre sotto 3:50, però non pensavo di fare già 3:46. Sono molto contento e adesso viene il lavoro per correre più forte. La gara bella tirata con delle buone lepri che ha messo a disposizione il CUS Pro Patria a Milano, quindi un tempo anche cercato. Davvero un'organizzazione perfetta, lepraggio perfetto, clima perfetto, pista ottima. Iniziare così è il top. Bene, iniziamo bene, ma dove vogliamo arrivare? Vorrei avvicinare il mio personal best, che è 3:41, e possibilmente fare meglio dopo 2 anni un po' bui. Questo. E quindi dopo il buio arriva la luce dal campo 25.000 per Fabian Carrozza, primo in 3:46 nei 1500. Grazie Fabian. Grazie a voi, ciao.
1500 maschili dopo Fabian Carrozza il vincitore, e il secondo posto per Marion Crespi, che qui soprattutto al campo 25 aprile qualche stagione fa segnò 3:37, oggi una decina di secondi in più rispetto ad allora. Però la stagione riparte da qui, come stiamo partiti? Ma diciamo che la stagione è iniziata bene, nel senso che dopo due anni di tempi un po' incerti e anche una condizione fisica molto molto strana, quest'anno tramite comunque il mio tecnico Gianni Ghedini abbiamo trovato un equilibrio, siamo partiti da dei ritmi molto più lenti e ora siamo riusciti comunque a darmi una buona impronta sul 1500 di oggi. Sei entrato appunto nella grande squadra di Gianni Ghedini, com'è lavorare in un team così internazionale, così pieno di campioni? Ma come team internazionale non è la prima volta cui faccio parte, già in Kenya qualche anno fa riuscii a correre con col gruppo di Claudio Berardelli e anche lì, essendoci un sacco di medagliati, il piacere di confrontarmi con loro, comunque di seguire la loro scia, mi dava molto stimolo. Abbiamo detto, ripartiamo da questo 1500 al 25 aprile, un campo per te importante. Quest'anno dove vogliamo arrivare dopo appunto le difficoltà a cui hai già accennato? Ma il punto di arrivo di quest'anno lo tracceremo con calma vedendo anche le prossime gare, perché oggi abbiamo fatto sì un buon miglioramento, ma anche il fatto poi di non riuscire a cambiare durante gli ultimi 150 metri, 100 metri ancora mi crea difficoltà, poiché io comunque ero famoso proprio per la volata e non tanto per il ritmo. Diciamo che vediamo con le prossime gare quanto riusciamo a buttare giù nel prossimo mese e dopodiché vediamo un po' se l'europeo è alla porta di mano o se dobbiamo vedere altro. Quindi ancora un po' di pazienza per rivedere al top Marion Crespi e chissà che quest'anno non torni a regalarci una maglia tricolore come è già successo in passato. Grazie mille. Grazie Marion, bentornato. Grazie, grazie e buona serata. Nel meeting dedicato alla marcia e al mezzofondo non può mancare il campione italiano di giavellotto, Roberto Bertolini. Ciao Roberto. Ciao a tutti, ormai sono affezionato, sono a casa, vengo a fare un giro. E infatti ti si vede sempre qui a vedere far fatica e sudare gli altri, tu che invece lanci. Sì, no, per me queste robe qua non ce la posso fare, massimo rispetto, però non ce la posso fare. 30 metri di rincorsa e festa finita. Anche se vediamo i tuoi video che salti, rimbalzi bene, quindi anche tu ci metti le gambe. No, assolutamente, quelle servono, no, ma mi diverto tantissimo a fare tutto entro i 60 metri, oltre arranco un po'. Vabbè, però già 60 è una buona distanza. Oggi venerdì 22 aprile, giornata importante per Roberto Bertolini perché si è chiuso ufficialmente quella questione chiamata whereabouts. Ci siamo levati un peso, ne eravamo certi, tant'è che non se ne parlava neppure tra di noi dell'ambiente, però adesso è ufficiale. Sì, per fortuna oggi ho avuto l'ufficialità di questa cosa e niente, adesso pensiamo solo a gareggiare, settimana prossima prima gara al meeting di Pavia, 1° maggio, e vediamo subito di partire bene e di buttarlo lontano, così da almeno confermare prima possibile il minimo per gli europei e poi vediamo se viene qualcos'altro. Buttiamolo lontano è l'hashtag di questa serata per Roberto Lini. Roberto Bertolini, ciao Roberto, buon lancio. Grazie a tutti, ciao, buona serata. E si è appena conclusa la gara dei 5.000 donne, non si direbbe a guardare la freschezza della vincitrice Silvia Oggioni, varesina del Pro Sesto, che però oggi stasera ha stampato ufficioso 16:28:40, tempo che vale il minimo di partecipazione ai giochi under 23, ai giochi del Mediterraneo under 23. Missione compiuta Silvia? Missione compiuta. No, sono contenta perché era quello che mi ero prefissata di provare a fare e sono contenta di esserci riuscita. E l'hai fatto anche con una certa facilità, trascinata dalla lepre Mukasakindi, messa a disposizione da Giorgio Rondelli che ti ha pilotato nel migliore dei modi. Sì, è stata fantastica, è proprio stata utile perché da sola sicuramente non ce l'avrei fatta, quindi la ringrazio anche. Condizioni ideali questa sera, però l'ideale sei tu che stai vivendo una stagione importantissima perché sei in crescita dallo scorso inverno, la medaglia a squadre ai campionati europei e non ti stai più fermando.
Speriamo di no. No, è stata una bella stagione e sto raccogliendo delle soddisfazioni che non pensavo di poter avere, quindi sono contenta e continuo a divertirmi facendo atletica. Tu che frequenti il college del Mezzofondo del CUS Varese, quindi motivo in più per sostenere questo tipo di struttura universitaria, che è forse davvero il modo giusto per riuscire a crescere studiando. Sì, certamente sì, poi soprattutto per, io nel mio caso non vivo dove c'è la struttura perché sono abbastanza vicina all'università già da casa, però per le atlete che insomma vengono da lontano è un'opportunità molto comoda, utile e perfetta per studio e allenamento. E stasera ne abbiamo avuto la dimostrazione, grazie a Silvio Gioni e buona continuazione di questa stagione che si prefigura stupenda. Speriamo, grazie mille, buona serata. E siamo con la seconda protagonista dei 5.000 metri, lei ne ha corsi solo, per modo di dire, 3.000 pilotando al meglio Silvio Gioni al tempo che si era prefissa, Claudette Mukasakindi da Siena, lei che viene da Luganda, oggi si è messa a disposizione per far fare il tempo importante per Silvio Gioni. Ti abbiamo visto correre davvero facile. Sì, correre è vero facile perché io posso aiutare con lei. Io meglio le mie per le 5.000 fatta 16.09, tante 2 anni fa. Oggi quando mi corre fa la 3.000 e passa alle 9.46, mi senti bene, più ancora per aiutare lei, più 800 metri va bene. Va bene, abbiamo fatto gli straordinari. Invece le tue prossime gare quando ti rivedremo correre? La prossima gara fatta CDS italiana per le, sulla pista alle 7.08. Sei atletica 2005. Atletica 2005, fa la 5.000 anche 1.005, 7.08 maggio. Bene, allora, in bocca al lupo per le tue prossime gare e grazie ancora per aver messo a disposizione la tua forza per le nostre atlete. Ok, grazie e buonasera. Abbiamo aperto la serata con papà Alberto, non potevamo ovviamente farci sfuggire la figlia Elisa Cova, reduce da un 5.000, ma soprattutto per lei un ritorno sulla pista che l'ha vista allenarsi per tanti anni, invece dall'inizio di questa stagione tante novità per lei, il trasferimento, il cambio di allenatore, il cambio di pista, tutto questo oggi è diventata una gara di 5.000 metri, sensazioni, impressioni? Ma dai, sono molto contenta, è stato per me, sono venuta qui per ritornare a correre in questa pista che comunque mi ha regalato tante soddisfazioni e per fare una bella gara, sapevo che c'erano tante ragazze che correvano e poi per fare un test più che altro per me stessa. E quest'anno la mia vita è un po' cambiata, mi sono trasferita, ho iniziato anche a lavorare a tempo pieno, quindi corro come tutte le persone che lavorano alla sera e quindi faccio un po' più fatica a entrare in forma, sono ancora un po' indietro di condizione. Questo è stato un bel test e adesso si aprirà la mia stagione in pista. Che dirà, ancora siepi o qualcosa di diverso? Farò le siepi sicuramente nel mese di maggio. Per gareggiare stasera sulle siepi non mi sentivo ancora pronta, sono contenta di aver fatto questo 5.000 e adesso vediamo come andrà la stagione. Io ce la metto tutta perché tanto la scuola finisce la prima settimana di giugno, quindi poi potrò allenarmi per i campionati italiani con più tranquillità. E quindi siamo pronti tutti a rivedere Elisa Cova in pienissima forma ai campionati italiani, perché no, di nuovo sul podio. Incrociamo le dita. Incrociamo tutte le dita, grazie Elisa, buon ritorno a casa. Grazie. 5.000 metri maschili, la prima serie, vittoria per Jonathan Kanda e secondo posto per l'atleta di casa, possiamo dirlo, Ahmed El Masuri, visto che appunto dall'inizio della stagione 2016 si allena con Giorgio Rondelli qui al 25 aprile. Per te un tempo ufficioso di 13.54, la tua disamina di questa gara? No, per rompere il ghiaccio sono contento perché vengo dalla preparazione di 10.000, devo ancora fare ritmi veloci, quindi lo prendo come un buon test in visione delle prossime gare su 5.000.
Allora, finalmente sei approdato alla corte di Giorgio Rondelli dopo tanto peregrinare tra i vari allenatori. Come ti trovi con il decano quasi degli allenatori italiani? Ma potrei trovarmi solo bene, perché comunque l'esperienza che ha e anche l'approccio che ha con me mi fa stare tranquillo, mi prepara bene alle gare, mi fa arrivare mentalmente e diciamo anche fisicamente al top. La novità più importante che hai sperimentato con sotto la guida di Giorgio Rondelli? Che cura praticamente tutto, i dettagli, minime cose, non lascia niente al caso, diciamo. È un maniaco fissato. Sì, è un perfezionista, però ci sa fare comunque, perché è il suo lavoro, ci sa fare. Bene, allora, 10.000 sono andati bene, oggi un 5.000 la stagione, qual è la distanza su cui ti concentrerai? Ma adesso in visione degli europei 10.000, però vorrei fare personale su 5.000, che è un po' che non corro un bel 5.000 tirato, preparato come si deve, diciamo. Quindi appuntamento sui 5.000 per la soddisfazione personale e invece per quella professionale. Campionati europei dei 10.000 metri ad Amsterdam. Sì, ad Amsterdam, e vediamo di fare una bella finale, dai. Bene. Allora ci diamo appuntamento a tutti in Olanda. Grazie Ahmed. Grazie a voi. Ciao. E con i 5.000 metri si chiude questa sesta edizione della Walk Middle Distance Night Memoria Lugo Grassia. Chiaramente abbiamo aperto con Alberto Cova, chiudiamo con Giorgio Rondelli, che di Alberto Cova fu l'allenatore, ma oggi è stato l'anima, il motore, il mentore, qualunque cosa di questa bella serata di atletica. Sì, sinceramente, secondo me mi piace essere, diciamo, anche trasparente. Mi aspettavo qualcosa di più, è mancato qualche atleta, non per colpa, non per assenze ingiustificate, come magari Marta Zenoni, Yuri Floriani, che comunque anche lui non stava bene. Poi però, riguardando un po' tutto, c'è stata una gara di marcia con degli ottimi risultati, con tanti atleti azzurri, direi 2600 maschili e femminili, che sono state, al di là di chi ha vinto, delle gare anche molto appassionanti, molto appassionanti, con tantissima gente sotto l'1,20 e appena sopra l'1,30, che non è male. Sottotono sicuramente i 2000 siepi maschili, perché dai Carburi e Gerratana mi aspettavo qualcosa di più. Bella invece la crescita della Bertoni e la Oggioni, che si conferma un grande talento ancora da scoprire. Direi che Danzi aveva inquadrato la situazione, diciamo, la gara inizialmente, prima anche dei problemi, era costruita per Nicole Reina, poi Danzi mi ha sottolineato la condizione di forma di Silvia, è un obiettivo di ottenere un minimo per gli europei under 23 per i giochi del Mediterraneo. Quindi vabbè, allora ho confermato la lepre Mukasa Kendi, che credo che abbia avuto un grande ruolo. Medio il 1500 maschile, perché comunque forse con gente che deve ancora un po' entrare in forma. Non riusciamo in Italia a sbloccarci sui 1500. Beh, però ripeto, siamo anche al 22 di aprile e quindi ci vorrà ancora un po' di tempo. Penso che magari il 1° maggio magari a Pavia possano fare bene. Beh, il 5.000 in finale, mi aspettavo qui qualcosa di più, però sai, era una gara dove c'erano pochi, sì, è stata direi condotta bene, ma è anche tanto tempo che onestamente il Mazzurri non faceva più un 5.000. Ce l'ha confermato, l'abbiamo appena sentito. E quindi 13.54 non è un tempo eccezionale, ma tutto sommato, come rituffarsi sulla distanza, non è male. Quindi dovessi dare un voto, un 6,5, 7 meno rispetto magari agli 8, 8,5 delle altre volte, forse è mancata un po' di un primato, così. Però c'è stata tanta gente, credo che ci sia stato, qualcuno mi ha detto un parterre de roi, non so se era un parterre de roi, però vuol dire che comunque è un meeting che ha raggiunto una sua dimensione e una sua identità. E anche poi anche ci sono state anche delle belle gare, ricordiamolo, anche nei settori giovanili, a livello cadetti, ragazzi, abbiamo visto degli atleti correre
a un buon livello, quindi vabbè, adesso non faccio tempo a riposarmi perché domani vado a Zurigo per la maratona con René Cuneaz, che farà la maratona domenica, quindi speriamo che possa fare bene. Vediamo, abbiamo anche qualche ambizione in più per l'anno prossimo, però con le nostre sole forze più di questo non riusciamo a fare. E allora staremo a vedere cosa succederà l'anno prossimo. Intanto ha già detto tutto lui, Giorgio Rondelli, il meeting l'ha messo in piedi lui, così l'ha aperto e così ha chiuso. Speciale di atletica per la Walk and Middle Distance Night, si chiude qui oggi venerdì 22 aprile. Vi salutiamo, Davide Viganò e il regista Roberto Genovese dal centro sportivo 25 aprile, è tutto. Ci si rivede in studio perché, come sempre, l'atletica non finisce mai.